Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Nuovo colpo di scena nella stagione thrilling del Palermo. Guglielmo Barros Schelotto ha deciso di lasciare il club per i tanti problemi burocratici riscontrati al suo arrivo. La scelta di Schelotto sembra essere definitiva, tant'è vero che ha già comunicato la scelta anche al presidente Zamparini. Per il Melliso è impossibile fare l'allenatore in questo modo, non potendo parlare con la squadra in campo né rilasciando le interviste. Il Palermo avrebbe provato anche a fare ricorso alla FIFA per accelerare i tempi, ma sembra che ci volesse almeno un anno. Intervistato da Stadio News 24, il presidente del Palermo Maurizio Zamparini preferisce non commentare la scelta di Barros Schelotto di lasciare la panchina rosa-nero viste le lungaggini burocratiche. Sono amareggiato. E il commento del presidente Zamparini: adesso non voglio parlare di questa situazione. Dopo il pari contro il Sassuolo e il giorno di riposo concesso alla squadra, il Palermo è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio al Tenente Onorato di Bocca di Falco. I rosanero hanno svolto esercitazioni tecniche, lavoro atletico e una partita tattica in campo ridotto. Balog, Maresca e Strun hanno svolto un lavoro differenziato, assente invece Brian Cristante, impegnato con la Nazionale Under 21. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Palermo Uros Djurjevic si dice soddisfatto dopo il pareggio ottenuto per 2-2 contro il Sassuolo. Ascoltiamo le sue parole. La domenica, non so se partire dall'inizio o dalla panchina, di sicuro io voglio continuare a mostrare le mie abilità, vedremo in campo, in una sfida leale, eventualmente tra me e Andrea, chi sarà il migliore. So che è un grande attaccante, so che ha segnato tanti gol nelle ultime partite, devo dire che io sono stato infortunato e non ho avuto molta possibilità prima e dopo l'infortunio ancora di dimostrare quanto valgo. Spero di poterlo fare. Il giudice sportivo della Lega Serie A, Giampaolo Tosella, ha reso note le decisioni in merito al 24esimo turno di campionato. A seguito dell'espulsione rimediata per doppia ammonizione contro il Sassuolo, il difensore marocchino del Palermo, Akraf El Azhar, è stato squalificato per una giornata. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.